Ciao a tutti, tornato dalle ferie, non poteva mancare un unboxing che durerà 15, 20, 30 minuti, 40, no dai scherzo, cerco di fare presto. E partiamo subito con i pacchettini piccoli, io ho già capito che cos'è, ma vediamo se riuscirò a aprirlo in poco tempo, al massimo velocizzerò il video. Mi sa che faccio anche tutte le scatoline. Dai, vabbè, una matriosca adesso, diventa sempre più piccola la scatola. Andiamo. Eccolo qua, un orologio con cronografo Comtex. Direi che è molto carino, quindi lo proverò, se non subito, dopo 5 minuti. E apriamo un altro pacchettino. Vediamo, con la forza bruta, altro che forbici. Questo è un prodottino bello. Sono praticamente tre luci che si andranno a posizionare attaccate al muro. Adesso ve ne faccio vedere semmai una. Tre lucine piccole da corridoio. È brutto solamente che si è obbligati a mettere tre pile, addirittura le attacchi attaccate al muro. E dopo più o meno tutto il corridoio si illuminerà al passaggio o altrimenti nella notte, insomma ci devo guardare bene come funziona. Molto bello, andiamo ad aprire quest'altro pacchettino, se ci impiego così tanto per ogni volta, per ogni pacchetto, ciao. Questo invece un caricatore da muro con tre porte USB e anche la porta Type-C, quindi con un'erogazione di 52 watt, ma sono tantissimi. Vado ad aprire questo. Che cos'è? So che mi doveva arrivare un cavalletto, ma secondo me non è questo qua. Sun Logistic Wagner von Siemens. Alla faccia. Adesso ho capito che cos'è. Allora, sono tutte varie luci da esterno, solo che invece di inviarmene una, me ne hanno inviate 5. Beh, ovvio, meglio esagerare, no? E ho già tutta la casa illuminata, ne aggiungiamo altre 5. Vai, apriamo questo qua. Questo qua è già praticamente aperto, secondo me i corrieri sbirciano. È arrivato e c'è anche questo da provare, un tagliacapelli Hangsung, bellissimo tagliacapelli con vari misurini, boh, si prova, i capelli mi sono cresciuti, quindi quale buona occasione per provare un tagliacapelli. Poi apriamo quest'altro, vai, entro. Bello, uno speaker Bluetooth, non so se lo vedete, a forma di teschio, ecco, se mai vedete la scatolina qua dietro, molto più carina, è disponibile anche in vari colori, wireless speaker, school wireless Bluetooth speaker, benissimo, lo andremo a provare sicuramente con un video e ovviamente un test audio. Questa invece una pompa elettrica che servirà per, visto che ormai l'estate sta finendo, però dai, faccio sempre in tempo a provarle, posso provare a gonfiare qualche gonfiabile, penso anche collegandolo direttamente all'accendisigari dell'auto, quindi arrivo al mare, in un futuro se avrò un bambino andrò a collegarci questo al gonfiabile e si gonfierà. Poi qua vedo direttamente la bolla di Minix. Se non lo sapete, Minix fa sempre dei TV box solitamente Android, e invece questa volta mi hanno inviato un TV box con Windows, finalmente. Ora, i TV box mi piacciono, però secondo me con Windows sono tutt'altra cosa, perché ci posso mettere Sky Go, guardare Infinity,
che non con tutti i TV Box Android si può fare questa cosa. Comunque adesso andiamo a aprire, andiamo ad aprire. Adesso non mi ricordo il modello preciso, Minix Neo Z83 4 Pro. Un mini computer da tenere direttamente collegato alla TV e addirittura, se potete vedere da qua, si può collegare direttamente dietro la TV per non averlo sempre lì ingombrante sulla vostra credenza o dove avete la TV. Vabbè, non vedo l'ora di provarlo. E poi, questo qui. Questo. Ok, devo andare un po' più deciso, mi devo allenare. Questo qua, non mi ricordo più che cos'è. Allora, c'è scritto LAN case nylon spaghetti server. Ah, sì, gli utensili da cucina che posso sempre servire, visto che c'è sempre tempo per provare, recensire, fare, mangiare tutti gli utensili da cucina. Non ci credo. Meno male che, diciamo, che il mio blog è relativo alla parla soprattutto di tecnologie, ma come avrete visto anche voi ci sono degli utensili da cucina. E invece qui c'è l'ultimo pacco, che penso già di sapere che cos'è. Sto sudando, mamma mia, non ci sto più. Allora, vuotiamo tutto. Intanto è di OK. Ci dovrebbe essere delle altre cose, invece non ci sono, benissimo. Vabbè, di OK. E qua, che cos'è questo qua? Non sto ad aprirvelo, ma come potete vedere anche voi, è uno speaker intero, cioè come lo vedete qua, grande, con la parte sopra estraibile e la parte sotto fa solo da subwoofer, quindi se andate all'esterno vi portate con voi lo speaker e quando ritornate a casa lo riattaccate, dovrebbe essere un collegamento magnetico, lo riattaccate alla base e vi ascoltate la vostra musica con anche delle buone frequenze basse, in teoria a OK Bass Station. Dovrebbe essere sicuramente un ottimo altoparlante che andremo a provare su Winblog. Ciao e al prossimo unboxing! No, non è finita qua! Ho spento il video ed è arrivato il corriere. Ci sono altri pacchettini, insomma, uno che ho già aperto. E era praticamente aperto la scatola. Un termometro ad infrarossi, basta puntare verso un oggetto oppure anche sul mangiare, si parla sempre di questo mangiare, e si riuscirà a capire la temperatura. Poi invece quest'altro pacchettino, sono due pacchettini piccoli, faccio presto. Ah sì, dei cavetti micro USB in nylon super resistenti, vanno sempre bene, anche se ormai il micro USB diciamo che è passato. Invece questo pacchettino qua è sempre di OK, che mi ha inviato due box hard disk da 2,5 pollici, vanno sempre bene e li proverò sicuramente. Ciao!